Benvenuti carissimi amici in questa terza puntata con le recensioni con Fausto Papitto. Salve amici. E oggi per voi andremo a recensire un bel coltello anche stavolta, firmato Casa Cold Steel. Eccolo qui. Questo è il G Tanto. Dico subito che si presenta molto bene con questo fodero in polipropilene, che è esattamente lo stesso materiale delle due guancette della manicatura del coltello che, come tra poco andremo a vedere, si tratta di un full tang. Dietro ha un attacco molle, quindi diciamo militare, con velcro e l'aggiunta di questo bottone automatico rapido, esattamente come sul collarino. E andiamo a vedere il coltello di per sé. Anche questo è un coltello da, diciamo, da combattimento, perché lo possiamo riconoscere appunto un po' come la prima puntata che abbiamo fatto sull'Ontario 499, che ha due rami di guardia e la punta praticamente del tipo tanto, che è una punta un po' come le katane, Sì, giusto? ci ricorda il profilo della katana, il profilo della katana, e questo probabilmente è la punta che ha maggior penetrazione di tutte quante. Esatto. Starà studiata proprio nella galleria tipo del ventre, così ha un CX, un profilo particolarissimo, per cui ha una penetrazione veramente spaventosa. Ecco perché poi la vediamo poi nei coltelli di combat, stile combat, un'arma, a questo punto ho parlato di arma nel senso che è veramente efficace, anche se a noi, ripeto, interessa sempre il profilo della sopravvivenza e il survival, quindi nonostante abbia questa fama, questa nomea di coltello da combattimento, è un ottimo coltello che anche oltre Alpe si vede, soprattutto in molti video americani, che lo usano proprio chi fa outdoor, chi fa sopravvivenza. Perché? È vero che ha un profilo tanto che diciamo non nasce proprio per il survival. Però è innanzitutto un full tang, come diceva l'amico Marco, è un profilo di 4 mm, è un coltello indistruttibile, veramente Hanno indistruttibile. fatto anche dei crash test, per Sì, così dire. esattamente, hanno fatto dei crash test, per cui ci hanno dovuto lavorare parecchio sopra di mazzetta e per Prima di romperlo. romperlo, Sì, diciamo. questo è un acciaio 1055, l'acciaio carbonioso, quindi, Carbonioso. della famiglia dei 1000, come abbiamo già detto nelle altre puntate. È ricoperto in Teflon, questo colore nero, quindi lo dà il Teflon, proprio per evitare, come abbiamo detto, fenomeni di ossidazione che sono molto familiari a questo genere di acciai carbognosi. Poi Teflon offre anche una buona, un bosco, un Scorrevolezza, buona, esattamente, esatto. sì, una buona Infatti scorrevolezza. si sente quando si infodera e si Sì, sfodera il coltello, che è esattamente. molto. Esattamente, e questo è stato ideato da quel pazzarello, diciamo, di Esatto. Lynn Thompson, che è fondatore, direttore e presidente, diciamo, della Cold Steel. Lui fa proprio dei coltelli, delle riproduzioni anche storiche. La Cold Steel è bella per questo, fa dei coltelli low cost, ovviamente a un prezzo accessibile, non tutti, perché ci sono anche delle lame che hanno un certo costo. Ma fa delle produzioni di lame anche storiche, che sono realmente usabili, però, coltelli realmente usabili tutti i giorni, e di un signore, fatti di un acciaio delle balestre, quindi un acciaio piuttosto industriale, economico, Esatto. ma terribilmente efficace, facile da affilare. Coltello, ecco, ripeto, 35-40 euro, e abbiamo un buon compagno d'avventura. Anche questo, ripeto, è un coltello importante come misura, perciò attenzione, non è un coltello da portarsi, perché Assolutamente. anche la forma è piuttosto aggressiva e quindi sarebbe difficile giustificarne il motivo. Ecco, noi teniamo sempre anche a dire questo, perché i coltelli sono belli, siamo appassionati, ma c'è anche da vedere ciò che dice la legge, quindi Esatto. non andare mai fuori legge, questo è importante. Divertirsi sì, ma con prudenza, giusto Certo. Marco?
Assolutamente, anche perché appunto anche il profilo della punta, tanto che è molto penetrativa, quindi Sì, è sai, alta, facile alta, tagliarsi però in questi time, esatto, no? Sì. è alta ad avere appunto un'azione, come dicevo all'inizio Fausto, penetrativa. Vorrei dire anche che molti, diciamo, non vedono tantissima utilità in questo tipo di punte. In realtà, secondo me, potrebbero essere abbastanza efficaci, nel senso che per fare delle esche da fuoco o cose varie, si potrebbe fare una presa più avanzata. Sì, O come certo. qualcuno torna a ripetere, come nella prima puntata, rimuove il ramo di guardia superiore e Come con il andare, pilot che abbiamo visto, esatto, esatto. in questo modo a fare dei riccioli di Certo. legno in Eliminando la questo guardia modo, superiore, tu dici, hai visto qui? certo, Sì, perché adesso sono praticamente svantaggiato con queste guardie, certo, sì. però in assenza, Sì, secondo sì, sì, sì. me potrebbe fare. Aiutare a fare dei piccoli Dei ricciolini per fare ricciolini, delle esatto. piccole esche. Diciamo Esatto. che quindi questo è un coltello che non nasce propriamente come coltello di sopravvivenza, però è uno di quei rari esempi in cui lo può diventare, perché comunque è un coltello molto forte, robusto. Anche perché ritornando a questo profilo qua, tanto come avrete visto nel mio canale ho un Fox MGT della Military Division che è il Trapper che anche lui ha la stessa punta, cioè la Tanto. Quindi è considerato perfettamente un coltello da campo, diciamo, un coltello da chopping, buttoning. No, no, è vero, è vero. Quindi Poi fra l'altro l'ho visto battuto da colpi veramente, picchiato come un fabbro sopra qua con delle mazzette pesantissime. È veramente un coltello che è uscito quasi illeso. È una cosa incredibile, proprio torturato selvaggiamente. È una lama a low cost, è un po' come il Cold Steel Bushman, no? Il Bushman. Ah, Anche questo da portare rigorosamente nello zaino per evitare, ovviamente, come dicevo prima, certo. dei problemi legali, perché vedersi magari affettare un salamino la domenica in montagna, figuriamoci in una zona dove ci sono magari famiglie, bambini, no? Vederti là Esatto. fuori un coltellaccio del genere, purtroppo, io dico purtroppo perché le nostre intenzioni sono le migliori, però si può Certo. essere additati, diciamo, no? Di qualche modo di fanatismo, Beh comunque di sì, violenza, esatto. anche perché questi oggetti, insomma, i coltelli È un coltellaccio, è un sono coltellaccio. appunto o coltellacci o coltelli piccolini Sì, così, sono di libera vendita comunque, quindi non è come un'arma da fuoco in cui uno deve prima prendere il porto d'armi e superare dei test, delle cose. Un coltello, diciamo, una persona maggiorenne lo può acquistare e quindi non ha molte accortezze, soprattutto i giovani. No, è così. Sì, Quindi un po' di buon senso è assolutamente quello che ci questo vuole, profilo insomma. combat poi certo non aiuta, magari gli dà un'aria un po' più minacciosa. Sì, poi Comunque, è ecco. tattico, è Sì, assolutamente tattico, è questo tutto sì. nero. Questo sì, anche il colore. Però ecco, messo in uno zainetto e tirato fuori con prudenza, con attenzione, Esattamente. va bene lo stesso. Io vedo magari non portato la cintura. Entrando anche in un bar, no? Tante volte capita che magari uno esce da una scampagnata, lo lascia in cintura, è lì che Esatto, poi si possono esatto. creare dei problemini. Anche con tutto il buon cuore, però comunque vi vedranno sempre un po' minacciosi perché Certo. chiaramente. Quindi quando torniamo alle scampagnate, rigorosamente lasciamo il nostro zaino in Assolutamente. macchina Assolutamente, nel nel bagagliaio bagagliaio. Sì. prevedo un 30, esatto, un 30 30 centimetri, centimetri, 30 e vabbè, mezzo, 30 e 30 e mezzo, no, beh, mezzo, misura 30 e abbastanza mezzo. generosa come coltello, sì. Esatto. Sento che ha comunque una presa un po' come l'Ontario 499 arretrata. Sì,
Sì, e da lì la sua vocazione combat, senz'altro. Sì. Quindi anche se ha molto, molto metallo dalla parte della lama e meno sul manico, però la bilanciatura è arretrata È pure. arretrata, sì, Quindi senz'altro, sì. è un molto veloce e Eh sì, una lama molto, abbastanza molto agile, rigido. nonostante le dimensioni. Esatto. Ok, vogliamo vedere anche il peso da Sì. singolo senza fodero. 334 grammi. E ora lo misuriamo con lo scatto, come diceva prima Fausto, con il fodero 444 Eh grammi. sì, ci avviciniamo a mezzo chilo, ci Eh avviciniamo sì. quasi, sì. Vabbè, è un coltello di una certa Quindi mole, anche quindi. che non esce, però da Sì, no, da collo colla lo no. vedrei Da un po' collo, se più. no, sì, ci vorrebbe la gobba, altrimenti dove si sta? Esatto. Come un neck knife non è l'idea, dico. Però può essere appunto attraverso, ripeto, Sì, questi sì. fori qua e queste asole Può essere posizionato anche in portate. orizzontale, o solo dietro la schiena, magari dalla zona della cinta, Sì, oppure su uno zaino, no, no. esattamente. Vedete, come dicevo prima, fori e asole, quindi o avete a disposizione del paracord o delle fibbie, comunque trovate un modo Un modo lo si per, trova, diciamo, io. esatto, per l'ancoraggio, eccetera, più anche l'attacco molle dietro, per cui. Quindi, carissimi amici, per questa terza puntata ci salutiamo qui e ci vediamo alla quarta, sempre insieme a Fausto Un Papitto. saluto ragazzi, un saluto a tutti. Ciao! Ciao, ciao, grazie, ciao.